Ok, l'altra volta abbiamo cominciato a vedere l'introduzione del concetto di limite e l'avevamo fatto per una successione di gradualità. Avevamo visto che la grandezza 1 meno 1 su n più 1, prima infatti in questo modo, con n che appartiene ai naturali, cioè 0, 1, 2, eccetera, quanto più n è grande, approssima che cosa? Beh, questo numero è fisso, questa parte non dipende da n, d'accordo? Quindi questa rimane. Questa parte, avendo un numeratore fisso, un denominatore che cresce, diventa sempre più prossima a zero. Numero sempre più piccolo, il totale diventa via via che n è grande sempre più vicino a 1. Questo è intuitivo, d'accordo? Vediamo di quantificarlo in modo un po' più rigoroso. E questo significa, si riassumeva dicendo che il limite per n che tende a più infinito di 1 meno 1 su n più 1 vale 1, il limite quando esiste un numero. Questa scrittura significa che questa grandezza approssima questo valore tanto più n è grande. Da dove viene questa idea? Beh, questo chiamiamolo A con n, o X con n se preferite. Dire che a n approssima 1 significa dire che la sua differenza rispetto a 1 può essere resa piccola quanto mi serve, quanto mi basta, qb. Il qb bisogna specificarlo. Come facciamo a specificarlo? Abbiamo già visto il concetto di approssimazione. Significa che a n sta in un intorno di 1, un intorno completo, cioè in un intorno il cui centro è 1 e il cui raggio, usiamo usato altre volte delta o s, delta, ovvero la sua differenza a n meno 1 in valore assoluto, che deve essere in eccesso o in difetto, è più piccola di delta. Se un numero differisce di un altro per una grandezza piccola, vuol dire che questo numero è una buona approssimazione di 1. Buona quanto? Buona quanto delta. Se a n fosse 0,9, l'approssimazione è di un decimo, se fosse 0,99 l'approssimazione è di un centesimo, se fosse di 0,99999 l'approssimazione è di un decimillesimo e via dicendo. Ok? Vediamo quando succede questo. A n vale 1 meno 1 fratto n più 1, questo è a n. Meno 1 deve essere più piccolo di delta. Sviluppiamo questa espressione. 1 meno 1 fa 0, mi rimane meno 1 su n più 1 in ordine di delta. Il meno posso eliminarlo, perché il valore assoluto dà comunque un risultato positivo. Quindi ho 1 fratto n più 1 minore di delta. N più 1 è una grandezza positiva, qualunque sia n. Quindi posso moltiplicare per n più 1 a destra e a sinistra mantenendo lo stesso verso della disequazione e ottengo 1 minore di delta per n più 1. Qui divido tutto per delta, devo risolvere rispetto a n, vi ricordo. Ok? Sposto tutto a sinistra e non su a destra, quindi meno n minore di meno 1 su
diventa più 1 e cambio di segno. Ed è proprio quello che mi serviva. Questa condizione è vera quando è vera questa. Supponiamo che mi serva un'approssimazione di 1, cioè un delta, di 0,01, un centesimo. 1 su un centesimo quanto fa? Fratto un centesimo fa 100, meno 1 fa 99. Se n è più grande di 99, a n differisce da 1 per meno di un centesimo. Tanto più n è grande, tanto più n è più grande di una prefissata quantità, tanto più a n è un'approssimazione di 1 del valore del limite. Più n cresce, più quello che ottengo dall'espressione, dove era, eccola qua, 1 meno 1 su n più 1, è vicina a 1. Questo possiamo farlo, chissà, vediamo se ci permette. Il foglio di calcolo potrebbe essere abbastanza semplice, un foglio elettronico. Ok, mettiamo in questa colonna per esempio gli n, in quella successiva a n che vale, cominciamo da 0, poi le successive saranno la precedente aumentata di 1, quindi B3 uguale, perché è una formula, B3 più 1, okay, questo posso copiarla, se me lo permette, no, sì. E qui mettiamo il calcolo di AN, cioè 1 meno 1 fratto, pardon, okay, n che si trova in B3 più 1, chiuso la parentesi, copiamo anche questa, okay. Un grafico vale 10.000 parole. Man mano che n cresce, la prossima, uno è qua sopra, non so se lo notate. Posso devo spostarlo, ma ciccia. Non mi lascia spostare, ma forse poi il mouse. Andiamo avanti, quindi evidenzio le due righe che mi interessano e aumento il numero di punti, qui siamo andati a 12,
fino a 30, quindi proviamo a graficarle, ok. Si vede un poco meglio, non è 1, non sarà mai 1, perché 1 su n più non sarà mai 0, ma tanto più n è grande, tanto più quella grandezza differisce poco da 1. L'ultima deriva è n uguale a 30, è 0,9677. Ora nella favola a n differisce da 1 per una quantità tanto più piccola quanto più n è grande, cioè se voglio che sia verificata questa diseguaglianza, quindi scelgo il valore dell'approssimazione, dico poi io voglio che il mio n differisca da 1 per meno di una certa grandezza, quindi voglio che approssimi 1 per meno di un milionesimo. Allora calcolo da quale n in poi questo è vero. 1 su un milionesimo, un milione meno 1. Quindi per n che vale un milione compreso in su, gli n differiscono da 1 per meno di un milionesimo. Questo numero quando esiste è unico, non posso avere un'espressione che quando qui ho lo stesso comportamento ha due limiti diversi. Perché? Beh, questo lo sto per dire, che insomma il teorema di unicità del limite è un tema molto importante. Se fosse vero il contrario, ok, supponete che qui ho gli n, qui ho a n come il caso che abbiamo fatto prima, e supponete che sia vero che il limite per n che tende all'infinito di a n vale L, e anche che il limite per n che tende all'infinito di a n vale h, con h diverso da L. Supponete che i limiti siano 2. Se i limiti sono 2, qui c'è h e qui c'è L, supponiamo che h sia più grande di L, allora se è vera la prima, significa che per n sufficientemente grande, chiamiamo qui da questo n in poi, tutti i successivi sono dentro a un intorno di raggio delta da L, tra L più delta e L meno delta. Ok, sono già tutti dentro a questa fascia. Da questo n in poi cadono tutti dentro. D'accordo? Se è vera la seconda espressione, significa che i valori di an sono anche dentro a questa fascia attorno ad h, ma questo non può essere, perché i numeri reali hanno la proprietà di separazione. Se prendo h
se H è diverso da L, allora esiste almeno un intorno di H, e quindi ne esistono infiniti, e un intorno di L tra di loro disgiunti. Che non hanno niente in comune. Quindi a parità di n, poiché a n è uno solo, non sono due numeri, gli n appartengono o a questo intorno o a questo, non possono essere in entrambi. Quindi non ci possono essere due limiti. Se il limite esiste, se n che cresce indefinitamente a n approssima un numero, questo deve avere un unico valore. Non può essere che per n sufficientemente grande questo approssimi un numero e anche un altro, perché se sta in un intorno di L non può stare intorno di H. Perché l'espressione, cioè questa dov'era? Questo mi dice che scelto comunque un intorno di 1, gli AN appartengono a questo intorno, fatto che N sia sufficientemente grande. Ma questo qualunque intorno di 1 io scelga. Viceversa, se i limiti fossero 2, okay, avrei almeno in un caso due intorni che contengono gli stessi AN. Questo non può essere, perché trovo sempre due intorni disgiunti, a patto che siano sufficientemente piccoli. Quindi non può essere vero che qualunque intorno di H io scelgo, qualunque intorno di L io scelgo, gli AN sono lì dentro. Perché posso sempre trovare intorni di H e di L tra di loro senza niente in comune. Quindi quando il limite esiste è uno solo. E questo vale per tutti i tipi di limite, non solo per quelli delle successioni. Ok? Io spero che questo vi abbia dato almeno un'idea per quanto vada del concetto. Quello che il contesto nel quale ci servirà è un contesto relativo alle funzioni, che sono qualcosa di simile a questo caso, dove però sull'inascissa non abbiamo numeri naturali ma valori reali qualsiasi, positivi, negativi, frazionali, razionali, eccetera. D'accordo? E il concetto di limite ci serve per esplorare cosa succede nel caso in cui la funzione con cui abbiamo a che fare non sia calcolabile. Faccio un esempio. Ops. Perché anche Bruno non era male, però. Se ho creato questa funzione, il denominatore, e cioè la seconda più 2, è più 2x, è 0 se x è 0 oppure se x è meno 2. Se la seconda più x più 2x. Più 2x, pardon. Ma anche x fosse più semplice. Più x. Il denominatore si annulla, ad esempio, in 0. Quindi lì la funzione non c'è. Il dominio è tutto R, a cui tolgo
sia lo 0 che l'1. Ma cosa fa la funzione quando x diventa vicino a 0? Può fare un sacco di cose. Non è calcolabile. Non posso calcolare perché avrei 0 diviso 0. Può fare qualsiasi cosa. Dipende da come è fatta la funzione. Ok? Proviamo a vedere. Qui mettiamo un passo, ci avviciniamo a 0 di 0,1 ogni volta. E quindi cominciamo da 0,1 e ci aggiungiamo B4 più B. Calcoliamo la f che è x, quindi b4 fratto b4 alla seconda b4. Mi avvicino a 0, la funzione cosa fa? Beh, io sono ancora lontano da 0. Anziché avere un passo di 0,1, facciamo, dividiamo per 2, 5 anzi, però mi serve coefficiente di 2. È facile intuire che la funzione approssima un particolare numero. Ok? Questo come faccio a vederlo? Beh, in questo particolare caso, quindi il limite esiste. La funzione, man mano che x tende a 0, approssima un particolare numero. Questo non posso dirlo, dovremmo tra un attimo, per qui c'è meno meno 1, scusate. Perché? Beh, f di x posso scriverla come x fratto x, x più 1. Ok? Se x non è 0, quindi quando x appartiene al dominio, x fratto x, x più 1, posso calcolarlo anche come 1 fratto x più 1. E se x approssima lo 0, allora 1 fratto x più 1 approssimerà quello che ottengo fratto 1 diviso 1, cioè 1. Quindi nel nostro caso posso dire che il limite per x che tende a 1 di
x fratto x alla seconda più x vale 1. Il limite esiste, è piccolo. In questo caso, anche se è un po' tirata, posso dire che 0 su 0 fa 1. Però dipende dalla funzione, non è giusto unico tutte le volte con 0 su 0. 0 su 0, vedremo tra un attimo, è una forma indeterminata, cioè richiede un'analisi più approfondita. Può fare qualsiasi cosa, in questo caso fa 1. Ma ricordando quello che abbiamo visto prima, per le successioni, possiamo applicare anche al caso delle funzioni una scritta analoga a quella vista per le successioni. In generale, che significa dire che il limite della funzione f di x quando x tende a L vale L? Tende x con 0 vale L. Con x con 0 ed L numeri reali. Beh, possiamo usare il linguaggio degli intorni. F di x appartiene a un intorno di L quanto più x appartiene a un intorno di x con 0. Detto in altre parole, f di x approssima questo valore quando x approssima questo. Oppure ancora, f di x è tanto più vicina a L quanto x è più vicina a x con 0, senza che x con 0 debba necessariamente appartenere al dominio, come nel caso dell'esempio di prima. E questo come lo formalizziamo? Utilizzando per esempio il linguaggio degli intorni. Quindi scelgo un intorno di L. Il centro dell'intorno è L, l'ampiezza delta. Scelto comunque, qualunque, questo è importante, qualunque intorno di L di ampiezza delta, con delta positivo ovviamente, essendo un'ampiezza, mi preso comunque un intorno di L, posso determinare, cioè esiste un intorno di x con 0 di ampiezza epsilon dipendente da delta, tale che f di x appartiene all'intorno di L di raggio delta se e solo se x appartiene all'intorno di x con 0 di raggio epsilon tolto x con 0 e intersecato al dominio. La f deve esistere. Attenzione al nodo. Scelgo l'intorno di L e determino l'intorno di x con 0. Tanto più voglio che f di x si avvicini a x con 0, quanto più la struttura della funzione mi dice f di x deve essere vicina a x con 0. Vediamo un esempio semplice, non patologico, i calcoli sono facili. Vediamo poi i numeri così più facile. Ok? Supponiamo vogliamo verificare che è vera questa scritta, il limite
di 4x meno 3 per x che tende a 1 vale 1. Fatemi cambiare, perché non voglio che questo numero sia uguale a questo. 2 scelgo un intorno di 5 di raggio delta, f di x meno l minore di delta. Questo stabilisce un intorno, f di x appartiene a un intorno di L di raggio delta quando vale questa disoccupazione. Questa è equivalente a dire f di x appartiene a un intorno di L di raggio delta. Ok? Nel nostro caso f di x meno 5 minore con delta positivo, ma f di x è 4x meno 3, quindi sostituisco f di x, meno 3 meno 5 fa meno 8. Posso raccogliere il 4 a fattore comune. E posso dividere per 4. Il delta quarti, che è il mio epsilon. E questa, questa scritta mi dice che x meno x con 0 è minore di epsilon se x con 0 è 2 e epsilon è delta quarti. Quindi scelto delta, ho determinato un intorno di 2, la cui ampiezza è delta quarti, e tutte le volte che x differisce da 2 per meno di delta quarti, f di x differisce da 5 per meno di delta. Qui non c'è trucco, non c'è inganno, è sufficiente sostituire x dentro la funzione per calcolare il limite. Okay? Questa è la verifica fatta in caso, ripeto, non patologico, dove il calcolo del limite è molto semplice. Però questo meccanismo funziona anche quando la funzione non è calcolabile. Come abbiamo visto prima, in zero non funzionava, in zero non è calcolabile, non posso semplicemente sostituire. Ok? Ripeto, dire questo significa dire che preso comunque, ho preso qualunque intorno di L, fisso il centro e ho la scelta sull'ampiezza, posso trovare o determinare un intorno di x con 0 di raggio epsilon determinato in funzione di delta, in modo tale che, come siamo, ecco qua, f di x appartiene all'intorno di L di raggio delta, cioè f di x è vicina a L tutte le volte che x è vicina a x con 0, cioè appartiene all'intorno di x con 0 di raggio sufficientemente adeguato, dipendentemente da delta.
probabilmente è uno dei concetti più difficili. Vero è che quando è nata l'analisi, il concetto di limite era essere rimasto nella culla per quasi 150 anni. Prima sono nate le debate generali, dopo i limiti. Quindi non mi stupisce il fatto che sia una difficoltà a digerirlo. Ma dopo questo il resto sono scalini tutti più piccoli. Ok, per oggi ci fermiamo qua. Thank you.